E buongiorno mondo, qui dentro c'è il mio materassino della CE2 Summit Ether Lite XT Insulated. Le mie pronunce fanno un po' schifo, ma prendetela così come viene. L'ho ordinato 2 anni fa da trading.com e no, non l'ho ordinato 2 anni fa e mi è arrivato adesso. Mi è arrivato adesso per un motivo che adesso vi spiego. Lo apriamo assieme e poi vi racconto. Coltellino, cercando di non far danni, di non tagliarlo subito, che poi viene fuori di nuovo un altro macello, ma andiamo con calma, apriamo pian pianino, non tagliamo un materassino all'interno. Ok, abbiamo la bolla che non vi faccio vedere perché ci sono tutti i miei dati che non interessano. Guardate che bel pacchettino che ho fatto. E vi spiego, non è il pacchettino della Trading, eh? Eccolo qui, finalmente. Buttiamo via la scatola. Mi siedo e vi racconto tutto. Dunque, innanzitutto vorrei dirvi che so benissimo che è un materassino decisamente costoso e impegnativo da comprare, è vero. Però, per quanto mi riguarda, dopo una giornata di pedalate in giro, magari col freddo o il caldo, si è stanchi, hai cercato un posto per bivaccare, hai montato la tenda, hai cucinato, il riposo è fondamentale. Dormire bene per me è molto importante per poter svegliarmi al mattino dopo e poter ripartire in maniera serena, riposata e poter fare ulteriori chilometri. Quindi dopo questa premessa vi dico che 2 anni fa, quando ho deciso finalmente di investire dei soldi nel materassino, ho fatto le mie ricerche, mi sono messo lì col computer, ho creato dei file Excel per fare un po' di confronti e paragoni di caratteristiche di diversi materassini, diverse marche. Dopo tutte queste ricerche, alla fine mi sono deciso per questo CE2 Summit, perché sulla carta mi sembrava il giusto compromesso. Come vi dicevo, è comunque costoso, di listino non mi ricordo, è comunque sulle 170 euro. Io l'avevo trovato sul Trade-in a 130-129 in offerta e l'ho comprato perché le sue caratteristiche mi sono piaciute. Perché, allora, innanzitutto è uno dei pochi materassini che da gonfio ha uno spessore di 10 cm circa. Solitamente quelli da viaggio ultraleggeri si fermano intorno ai 6 cm e niente, pensavo che uno spessore maggiore potesse aiutare il riposo. Ha un valore R di 3,2. Per chi non sapesse cos'è il valore R, è il valore, il grado di tenuta di umidità e freddo tra il terreno e il corpo di chi dorme sopra. È un valore che non è sempre paragonabile tra un materassino e l'altro, perché ogni ditta utilizza norme diverse, non tutti usano la stessa norma, quindi a volte è un po' confusionale. Però un valore 3,2 è un valore, diciamo, sufficiente per stare belli al caldo, non con l'umidità che la senti attraverso le ossa, e soprattutto se non vai in posti come l'Alaska o la Siberia, posti dove vanno gente come Dino Lazzaretti o Lorenzo Barone. Quindi ho deciso di prendere questo, l'ho comprato. L'unico mio rimpianto è quello di non aver preso quello a forma rettangolare, ma ho preso quello a forma, chiamiamola, di mummia, ma solo perché quello rettangolare, quando l'ho comprato io, continuava a essere non disponibile. Ho detto vabbè, compriamo questo qua e va bene. Molte persone dicono nei commenti, nelle recensioni, che è un materassino rumoroso mentre ci dormi sopra girandoti. Io l'ho trovato rumoroso solo con alcuni dei miei sacchi a pelo, cioè con uno dei miei sacchi a pelo, con l'altro invece no. Perciò secondo me cambia molto il materiale che va a sfregare sopra, quindi quello può diventare soggettivo in base a quello che si usa per dormire. Se sono leggero magari può dar fastidio, ma quando sei stanco, morto dopo la giornata di pedalate, a chi la racconti che ti svegli, dai. Ma torniamo a noi,
se no divento come il mio solito lungo, prolisso, noioso e il video viene lunghissimo e voi non lo guarderete. Perciò, innanzitutto apro questo mio bel pacchettino nuovo qua, linguette qua e via. Ok, allora abbiamo qui il mitico materassino. Le caratteristiche da chiuso sono mi pare 12 cm di diametro e un 27-28 di lunghezza. Il sacchetto che lo contiene ha da un lato ovviamente il materassino ancora bello sigillato e dall'altro lato, aprendo anche questo, c'è la sua sacca per poterlo gonfiare attaccando questo alla valvola, in teoria rigirandolo al contrario, facendo così, lo si rigira al contrario e dentro c'è anche la valvolina più piccola per i cuscini, sempre della Sea2 Summit, che hanno una valvola un po' più piccola, quindi bisogna rigirare questo, ma si può utilizzare tranquillamente comunque, e lo tengo così. Comunque, dicevamo, questo l'ho ricevuto adesso. Perché? Perché io l'ho comprato, è vero, 2 anni fa, l'ho usato per circa una 40 di notti fuori nei bivacchi, nei boschi, quando sono andato in giro in bicicletta, e nell'ultimo viaggio di marzo ho avuto qualche problema perché durante la notte perdeva la sua pressione, andava giù, perdeva aria e non capivo bene perché, non si sgonfiava completamente, però pian pianino al mattino era molliccio, quindi magari se di notte mi svegliavo me ne accorgevo, gli davo 2 pompate e andavo avanti fino al mattino. Una volta tornato a casa mi sono deciso di controllare se l'avessi io bucato, perché appunto stando nei bivacchi magari una spina o qualcosa, tanto come vedete loro forniscono una serie di toppe, te le faccio vedere forse così, una serie di toppe e vabbè, questi sono i velcrini per attaccare il cuscino e non farlo spostare. Comunque sono tornato a casa, ho controllato che non ci fosse un foro e ho tribolato per cercarlo, lo ammetto. Alla fine ho scoperto che l'aria fuoriusciva dalla valvola, praticamente la valvola aveva uno sfiato, nonostante la sua membrana che serve per tappare l'uscita dell'aria continuava a perdere pochino, ma le perdeva. Quindi cosa ho fatto? Visto il costo del materassino, come vi ho detto prima, ho scritto a Trade-in, perché non sapevo se fosse ancora in garanzia, perché erano passati all'epoca una 20 mesi, poco meno, e, però ero disposto anche a pagare per una riparazione, per un controllo che non fosse un difetto di fabbrica o altro, anche perché appunto non è un materassino, del discount da 15 euro. Costa 10 volte tanto e mi spiaceva buttarlo via dopo 40 notti. Dal servizio clienti di Trade-in ho ricevuto una risposta secca dove mi dicevano: il materassino ha dei problemi a causa dell'usura, quindi non ha nessuna possibilità di sostituirlo. Io, come vi ho detto, avevo scritto che ero intenzionato anche a pagare per una riparazione per poterlo avere e continuare ad utilizzarlo, anche perché finché l'ho utilizzato mi sono trovato molto molto bene, è comodissimo, e della loro risposta non sono stato né contento né soddisfatto, perciò mi sono intestardito e ho scritto direttamente al servizio clienti della Sea2 Summit in Francia, e devo dire che loro sono stati impeccabili, mi hanno risposto e mi hanno subito detto che Trade-in non si è comportato bene nei miei confronti, che il loro prodotto è in garanzia a vita, quindi secondo loro, così per come l'avevo raccontata, poteva essere un problema di difetto di fabbrica, e se ero disposto a mandarglielo a spese mie, quindi l'ho mandato con una raccomandata in Francia, mi è costata 19 euro circa, comunque come dicevo ero disposto a spendere dei soldi pur di riavere il materassino utilizzabile,
Io l'ho mandato, appena arrivato a loro mi hanno comunicato che hanno fatto il controllo e confermavano il difetto di fabbrica, dicendomi che mi avrebbero rimandato un materassino nuovo in sostituzione. E finalmente, eccolo qui, dopo una ventina di giorni tra l'andata dopo la mia spedizione, il loro controllo e la loro spedizione di nuovo, calcolando che la sede è in Francia, finalmente ho di nuovo il mio materassino, che come avete visto l'ho aperto adesso qui con voi, quindi non so ancora se è perfetto. Lo apriamo, lo sballo anche da questa sua pellicolina. Sapete cosa faccio adesso? Lo gonfio, lo porto a pressione giusta e quasi quasi ci dormo addirittura tutta la notte su, anche qui in casa, di certo non prendo la bici, vado in un bosco questa notte. Adesso me lo metto di là, in salotto, ceno, sapete che questa qui è la mia cucina, lo metto di là in salotto, ceno e poi mi passo la notte sul mio materassino nuovo e domani vi farò sapere se ha retto il mio docile peso ed ha tenuto la sua pressione. Sì, dico domani perché domani sarà per me che dovrò aspettare di fare questa prova, ma per voi passeranno quei pochi secondi. Adesso lo gonfiamo assieme. Apriamo questa valvola e cominciamo. Come vi dicevo, si tratta la valvola in questo modo, vedete? E poi si comincia a gonfiare. Si riempie la sacca, poi arrotolandola. Il pianino si gonfia. Ci vanno almeno 4 gonfiaggi della sacca e il materassino è completamente gonfio. 1 minute later. Ok, materassino super gonfio e siamo pronti per la nottata di bivacco in salotto. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. The next morning. Ragazzi, eccomi finalmente sveglio, per quanto possa essere sveglio il giardino, ma con il materassino ancora in pressione come l'ho gonfiato ieri sera. E sì, speriamo questa volta mi duri più di 40 notti. Ringrazio Seto Summit per la loro professionalità, capisco che un difetto di fabbrica possa esserci, possa capitare, stavolta è capitato a me, anche altre volte sono un po' sfortunato certe volte con dei prodotti, però comunque l'ha risolto in maniera molto professionale, come vi dicevo, la Seto Summit è una ditta straconosciuta, strafamosa, quindi non mi sarei aspettato un altro trattamento se non quello che ho ricevuto da loro, mi sarei aspettato un trattamento leggermente diverso dalla ditta Trading, dove l'ho acquistato, dove ho acquistato anche altri prodotti. Hanno sicuramente buoni prezzi rispetto a quello che c'è in giro in rete, però devi sempre sperare di non avere problemi come questo, perché ho letto che anche altri utenti con servizio clienti di quel sito non hanno avuto grosse e buone esperienze. Perciò per questa volta mi è andata bene, ho il mio materassino, quindi game on ragazzi, si torna a pedalare e a dormire sereni e riposare per bene e al mattino ripedalare e andare a fare chilometri. Buone pedalate a tutti. Game on.